Buonasera a tutti, eccoci, benvenuti alla puntata settimanale di Il Salotto di Wills & Hills. Stasera una puntata veramente, veramente interessante. Con noi una personalità femminile dell'imprenditoria mondiale, possiamo dire, perché infatti sarà con noi Angelica Dallara, ingegnere, figlia di Giampaolo Dallara, che ci racconterà un po' la sua storia e appunto sarà lei ad essere la protagonista di questa puntata. Eccola che si sta collegando. A breve avremo modo di vedere direttamente Angelica insieme a noi. Buonasera! Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Buonasera, un grandissimo piacere averla con noi. Le chiedo se posso darle del tu. Perbacco, diamoci del tu, certamente, certamente. Grazie, grazie mille. Ti stavo un po' introducendo, anche se insomma il cognome è già veramente un passepartout nel motorsport, perché Dallara Automobili è conosciuta veramente in tutto il mondo. E quindi insomma è insieme a te che vorrei un po' scoprire di più sulla vostra realtà e vorrei partire inizialmente con il tuo percorso di studi, perché praticamente da Modena sei partita e hai iniziato a studiare proprio qualcosa legato all'attività di famiglia. Sì, proprio così. Io a Modena ho vissuto soltanto i primi 6 anni di vita, mentre mio papà lavorava prima in Lamborghini, poi in De Tomaso, beh, i primi in Ferrari. Poi ci siamo trasferiti, siamo tornati a Parma perché siamo originari di Parma e papà ha iniziato l'attività a Varano. Io ho frequentato il liceo scientifico, ero sicuramente portata più per le materie scientifiche che per le materie umanistiche. E ho pensato da subito di studiare ingegneria. Ingegneria aeronautica proprio mi attirava in mezzo di trasporto aereo, però devo dire che anche mio padre è ingegnere aeronautico. Non so se qui ci sia sotto un complesso di Edipo, chissà che in qualche modo. È stato un po' uno zampino, diciamo. Secondo me è un pochino sì, inconscio ovviamente. Certamente rispetto a un'ingegneria meccanica, l'ingegneria aeronautica mi sembrava qualcosa di un po' più che permettesse anche di provare diverse strade, insomma, non solo proprio quella delle macchine. E in effetti poi io mi sono specializzata sull'aerodinamica studiando ingegneria aeronautica. Ho fatto il biennio a Parma. Poi dopo sono andata a Milano al Politecnico perché a Parma c'era solo il biennio a quel periodo, insomma. Non a caso hai avuto proprio il soprannome di Signora del Vento. Sì, questo me l'ha detto un giornalista su un articolo, è vero, sì, no? Perché il primo mio impiego è stato poi, quando io mi sono laureata, ho subito iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia perché per me era una cosa naturale, avendo vissuto fin da bambina la nascita dell'azienda e avendo respirato un po' quest'aria, vedendo come si stava bene, io conoscevo tutte le persone che ci lavoravano, era stata la cosa più naturale per me iniziare lì ed ho iniziato proprio in Galleria del Vento. Allora c'era la Galleria del Vento da 3 anni, la prima in Italia col tappeto mobile, e essendomi specializzata appunto in ingegneria aeronautica con la specializzazione aerodinamica, ho iniziato a lavorare lì insieme agli altri operatori che c'erano e facevamo le prove e i test aerodinamici sui modelli di vettura, allora sulla Formula 188, insomma, quella della Scuderia Italia, ricordo quando ho cominciato. Non c'erano ancora niente di aerodinamica numerica, non esisteva proprio, insomma, era tutto sperimentale. Ricordiamo che la Galleria del Vento di Dallara Automobili è all'avanguardia in tutto il mondo, veramente lì si crea tutto quello che è legato all'aerodinamica delle vetture Dallara, dall'Indycara, tutto quello che viene realizzato. Quindi insomma è un fiore all'occhiello dell'Italia, direi. E poi quando ho iniziato io eravamo in una Galleria del Vento dove i modellini che venivano provati erano in scala 1 a 4, quindi un quarto della vettura reale. Poi siamo passati in una in cui erano un terzo della vettura reale, quindi ne è stata costruita una seconda, poi ne è stata costruita una terza, che è l'attuale, dove sono in scala 1 a 2,5, quindi sono ancora più grandi. Si possono provare particolari anche piccoli di una vettura per vedere la loro importanza, il loro impatto dal punto di vista aerodinamico.
E, anche se adesso, ecco, allora dicevo era tutta aerodinamica sperimentale, mentre adesso direi che sta prendendo sempre di più è più predominante la parte di aerodinamica numerica, cioè adesso abbiamo veramente direi lo stesso numero di persone che lavorano gli ingegneri che lavorano nell'aerodinamica numerica è lo stesso dell'aerodinamica sperimentale, insomma, sono cambiate molte cose. Eh sì. Tu hai vissuto e sperimentato quello che è praticamente l'essere una minoranza fin dall'università, perché eravamo veramente, veramente poche. Com'è stato vivere l'esperienza di essere in un mondo completamente o quasi completamente maschile e portare avanti la propria passione? Allora, quando ero io in ingegneria aeronautica eravamo 2 su 100, 2 donne su 100 studenti. Ingegneria meccanica era anche peggio, sarà stati 1 su 100, immagino. Devo dire che, come racconto quando vado a parlare delle volte delle studentesse, dici io che magari sono un po' perplesse se iniziare un percorso di studi che sembra prettamente maschile. In realtà in studi scientifici come questi si viene valutati molto per il risultato numerico e oggettivo, per cui se tu dimostri in qualche modo o con dei progetti o con degli esami, insomma, fai valere le tue conoscenze oggettivamente, vieni valutato per quello. Io non ho sentito una discriminazione in questo senso durante il mio percorso di studi, assolutamente. Anzi, devo dire che a quei tempi c'era anche, parliamo di 40 anni fa, quindi c'era addirittura una gentilezza, no? Poi sai, cioè, due ragazze in mezzo a centro, cioè, ti guardavano come dei panda, ma con un riguardo particolare, insomma, no? Avevo soltanto l'imbarazzo della scelta, qualcuno mi cedeva il posto, qualcuno si andava agli esami, vuoi passare per prima? Sono sempre stati molto gentili in questo senso e non ho mai sentito una discriminazione né da parte dei professori né da parte dei ragazzi, dei miei colleghi studenti, insomma, no? Questa è una cosa molto importante che poi penso che sia un po' anche in base a quello che può essere, non so, l'ambito, perché in realtà penso proprio che appunto dal punto di vista di lavorare un po' dietro le quinte ci sono comunque e stanno crescendo sempre di più donne nel motorsport e nell'ambito meccanico, ingegneristico. Probabilmente è un po' più una differenza che si fa nella forza. Intendi la forza fisica? Non come... Ah, ecco, perché stai parlando di pilotare un'auto o cose del genere, immagino. Beh, sì, quello lì è un altro discorso. Effettivamente lì ci può essere la componente fisica e della forza. Certamente invece se si parla, come dicevi tu, ci sono, noi lo vediamo anche in azienda da noi, il numero delle donne nel mondo dell'ingegneria in particolare ogni anno cresce sicuramente, siamo sempre una minoranza, non c'è dubbio, però via via la crescita è costante. E io credo che questo sia dovuto anche a una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, perché in realtà molto dipende anche dall'educazione che si è ricevuto anche in famiglia. Cioè spesso, quando ero bambina io molto di più, però si dice se sei una bambina queste cose non sono fatte per te, insomma si instilla quasi una disistima. Per cui la bambina si comincia, io non sono fatta per la matematica, per dire, o per la fisica, io di fisica non capirò niente. E quindi si cresce con questa sensazione di aver paura di sbagliare, di dire delle cretinate, di dire delle sciocchezze quando l'insegnante interroga, proprio a partire dalle banalità, non so, in una scuola superiore, ti fa la domanda. E i ragazzi si buttano senza paura, dicendo anche la risposta sbagliata, chi se ne frega, non hanno paura della figuraccia. Mentre le ragazze, ma anch'io ero così, la sanno la cosa, ma per paura che sia sbagliata non la dicono. Ecco, e se la tengono dentro e fanno la figura di quelle che ne sa di meno e si convincono che non la sanno. Invece è proprio un lavoro psicologico che dobbiamo fare su noi, imparare a non aver paura di sbagliare, di essere perfetti, di non essere perfette. Perché abbiamo questa cosa di crescere che dobbiamo sempre essere a posto, sempre essere pulite, in ordine e non sbagliare. Invece è proprio sbagliando che si fa esperienza e si diventa più forti di sé, insomma. Tu sei anche un grande esempio di buon bilanciamento fra carriera e famiglia. Forse è anche un po' questo che a volte noi donne ci frega. Certo, L'idea certo. di magari non avere abbastanza tempo per tutto. Invece tu sei stata veramente un grandissimo esempio su questo. Sono stata aiutata, devo dire, perché anche qui abbiamo un po' il complesso di essere super donne spesso e dire faccio tutto da sola.
Io ho potuto farlo perché, vabbè, avevo l'aiuto della mia mamma finché c'è stata, poi quando ho avuto bisogno, non mi vergogno a dire che delle volte mi sono rivolta ad un'agenzia di lavoro per avere uno studente, un ragazzo che pagava un tot per andarmi a prendere i ragazzi, che so, a calcio o a tennis, perché io non ce la facevo. Ma con i miei buoni sensi di colpa che era sbagliato avere, però io non è che negassi a loro qualcosa, anzi, gli davo delle possibilità di fare delle attività, però non riuscivo sempre ad arrivare a tutto. D'altra parte non volevo rinunciare a una fetta di vita privata che per me era molto importante. Io sentivo forte anche la vocazione alla maternità e quindi non vedo perché, credo che questo mi abbia anche migliorato come persona perché mi ha dato una sensibilità particolare nei confronti dei bisogni delle persone. E delle donne, soprattutto, cosa che continuo a fare anche in azienda. E quindi sì, ecco, questo ce l'ho fatta, anche se non è facile, sicuramente avremo bisogno di un supporto superiore nella vita di tutti i giorni e di una più equa distribuzione dei compiti tra uomo e donna. Perché purtroppo succede ancora che magari ti sembra di fare le stesse cose che fa il tuo compagno o la tua compagna, ah, soprattutto con i ragazzi più giovani. Io vedo i miei figli, sono molto più bravi di quanto fossimo stati io e mio marito, si suddividono i compiti, però il carico mentale ancora rimane molto femminile, nel senso, magari il tuo Vero. marito carica la lavastoviglie, il tuo compagno, quello che è, ti fa la lavatrice, però sei tu che devi ricordarti, devo farla perché domani mi servono i piatti puliti che arrivano delle persone. Questo generalmente ci facciamo ancora carico di tutta la parte organizzativa. Un po' più Ecco, semplice, vero? e questo è un carico che psicologicamente, guarda, che non è poco, perché c'hai la testa magari al lavoro, intanto che sei lì a dire, oddio, devo ripassare la lavanderia perché altrimenti, invece magari il tuo compagno dice, ricordi di passare la lavanderia, lui non ci deve pensare alle cose da fare, glielo dici di farle, a posto, così. È vero, è vero. Non a caso, in base a questa grande, grande capacità di buona suddivisione, hai preso un premio veramente importante della tua zona, che è quello delle Parmigiane nel 2019. Voglio entrare un po' in quella che è appunto l'azienda di Italia. Quanto ha inciso per te il fatto appunto di trovarti in famiglia e in unione con tutte quelle che sono le persone, che ha agevolato nel tuo percorso di buttarti in questa avventura? Mi ha agevolato perché sentivo di essere circondata da persone che mi volevano bene e che mi avrebbero supportato nei miei errori, perdonato gli errori che facevo. Mi ha agevolato, ma mi ha dato anche un senso di responsabilità molto forte, perché la nostra azienda è sì familiare, ma è familiare, ma è costruita e sostenuta dalle persone che lavorano con noi, magari da tanto tanto tempo, dai figli di quelli che lavorano con noi, oppure da persone che vengono a lavorare con noi da molto lontano e si trasferiscono a lavorare da noi. E questa mi ha dato una grossa responsabilità. Se non fosse l'azienda della mia famiglia, probabilmente la vivrei con più leggerezza. Invece, il fatto di sentire questo senso di riconoscenza nei confronti dei collaboratori, mi dà anche un senso di responsabilità che mi porta a fare dei sacrifici anche personali, perché sento che sia giusto farli, insomma. Eh sì. E invece le tue figlie stanno percorrendo le tue orme? I miei figli sono tre maschi e una femmina. Sì. Ho un primo figlio, è ingegnere e lavora in azienda da noi, sì, ha 31 anni. La figlia ha fatto degli studi sociali, quindi sta lavorando a Parigi in altro ambito. Gli altri due stanno ancora studiando, uno studia ingegneria e uno economia, ma sono molto giovani. Però io sono sempre stata dell'idea di lasciare che facciano molta esperienza in tanti campi e poi se vogliono ritornare, ritornano col loro bagaglio, perché non sentano il peso di dover fare qualcosa che non solo gli è stato imposto, ma per il quale magari non si sentono proprio portati. Soltanto se fai una cosa con convinzione riesci a lavorare bene. Oltretutto, quando c'ero io, l'azienda era veramente piccola. Sbagliavi qualcosa, vabbè, non era poi così grave, ma quando hai 600 persone a cui pensare, non puoi permetterti di fare degli errori di gestione o di non essere portato per fare qualche cosa, di essere messo in una posizione apicale dove puoi fare magari in buona fede degli errori. Perché ne va del benessere di tante persone, insomma, quindi ancora maggiore responsabilità nel scegliere le persone che continueranno l'attività e questo riguarda anche i miei figli, insomma, quindi loro lo sanno e con senso di responsabilità valuteranno le loro strade, le loro scelte e le loro attitudini anche. Sì.
Vorrei parlare adesso un po' di quella che è la Dallara Academy, che è un progetto veramente meraviglioso. Oltre alla parte museale a cui ho avuto il piacere di venire, di visitare, perché io in base a alcune manifestazioni, adesso sono un po', diciamo, lontana dalle piste, ma ho fatto il mio periodo in pista, insomma, Varano de' Melegari era un pochettino la mia seconda casa. Quindi sono passata per anni davanti alla sede e al museo e non c'entravo, fino a quando, prima del Covid, fortunatamente mi sono decisa, ho detto devo assolutamente visitarlo. Meraviglioso, perché mi sono proprio Grazie. persa in tutte le vetture, dall'Indy alla Formula 3, ho visto la vettura di Sofia Floers quando ha avuto quel terribile incidente, per cui dobbiamo dire merito, veramente merito alla vettura Dallara per avere con noi ancora Sofia. È stato un contributo, ma non è solo il merito della vettura, lì c'è anche il buon Dio che ha guardato giù, e Sì, comunque diciamo che qualche aiuto divino c'è stato. Per ecco, però sì. adesso. Il telaio era bello robusto, sicuramente, sicuramente. E poi ho visto anche quella che è la bicicletta in carbonio Sì, di Alex Zanardi, ad certo. Zanardi, Certo. che è veramente un capolavoro. E beh, ma quella è venuta fuori così anche perché ci ha dato lui tutte le informazioni, le indicazioni per realizzarla, perché era lì. Praticamente seguiva quello che facevano i meccanici, i modellisti e tutto, quindi è grandissima parte del merito anche della realizzazione della bici sua, sicuramente. Sì. Volevo appunto dirti, raccontaci un po' come è nata l'idea della Dallara Academy e appunto di cosa si occupa e si sta occupando in questo momento. L'idea è nata perché ad un certo punto con mio papà abbiamo sentito che c'era il bisogno appunto di restituire qualcosa di stabile al territorio di Varano, per questo senso di gratitudine, che non fosse solo un'attività produttiva, ma anche qualcosa che poteva contribuire a uno sviluppo culturale e sociale del paese, quindi ad un luogo che fosse bello, che richiamasse alla nostra attività, ma che fosse anche un luogo di incontro, di scambio di opinioni e di crescita. Abbiamo creato un bando tra 10 studi di architettura italiani e abbiamo formato come dire, un consiglio per esaminare tutti i vari progetti in forma anonima. Questi progetti erano. A questo consiglio partecipava, ad esempio, l'ingegnere Maciotti, che è stato uno dei capistile dell'Alfa Romeo, poi c'era l'architetto Benedetti, che era colui che ha elaborato tutto il progetto del Museo dell'Auto ad Arese, e poi c'era il responsabile della Facoltà di Architettura di Parma, io e mio padre, eravamo in cinque. Abbiamo esaminato e abbiamo scelto quello dell'architetto Fenia, che è uno studio di Milano e di Genova, e ha realizzato questo progetto che oggettivamente si vede proprio la mano dell'architetto, perché è qualcosa che lascia a bocca aperta già soltanto l'edificio dal punto di vista architettonico. Infatti ha vinto due premi molto importanti, uno anche quest'anno ad Atene, un premio di architettura internazionale americano, poi ha vinto un altro premio a Londra 2 anni fa, perché è un edificio che io non sono esperta di architettura, però credo che non ci vuole una sensibilità particolare per capire quanto è bello quell'edificio e quanto si integri con l'ambiente circostante, come colori, come forme. Anche perché la vostra struttura e la vostra impresa è praticamente in un insieme di colline verdi Sì, meraviglioso, sì. e l'impatto ambientalistico era veramente importante. Eh sì, era facile fare un pugno nello stomaco quando arrivavi, invece effettivamente lì è armonico, pur essendo una struttura moderna, è veramente armonico. Abbiamo quindi creato questa rampa di esposizione di tutti, diciamo, i modelli di auto che sono un po' le pietre miliari della storia della nostra azienda, dalla Miura Lamborghini, la prima auto che ha progettato mio padre, via via tutta la storia dell'azienda fino all'ultima, la Dallara Stradale. E sono modelli che comunque cambiano, non sono sempre gli stessi, nel senso che li facciamo ruotare con altri veicoli nostri che abbiamo progettato, perché in modo che se no uno l'ha visto una volta e dopo non torna più a vederli, invece così cambiamo sempre qualcosa. E poi però abbiamo creato una parte che ci interessava molto, fare qualcosa per i giovani e per l'istruzione e la formazione dei giovani. Abbiamo creato una parte di laboratori
sul modello della Ducati che ha fatto fisica in moto, sono laboratori di fisica per le scuole sulle moto, noi abbiamo fatto fisica in auto, quindi ci sono dei laboratori, c'è un laboratorio sulla parte, diciamo, meccanica sospensioni, un laboratorio sull'aerodinamica con una piccola galleria del vento su cui si può appunto provare diversi modelli e verificare fisicamente cosa significa muovere un alettone in un senso o nell'altro. E poi una parte sui materiali composti in fibra di carbonio con degli esperimenti per valutare cosa significa utilizzare la fibra di carbonio piuttosto che l'alluminio, piuttosto che l'acciaio, ma proprio dal punto di vista concreto. Sono laboratori che vanno dai bambini delle elementari con difficoltà differenti fino alle superiori e hanno grande successo perché abbiamo diversi. Ogni giorno c'è una classe in visita di istruzione che vengono a fare gli esperimenti in gruppi di 10, per cui una parte fa la visita della rampa espositiva, mentre l'altra parte fa gli esperimenti e poi si turnano, insomma, in questo modo qui. E infine abbiamo pensato ai più grandi perché al piano superiore ci sono delle aule per il secondo anno del corso di laurea magistrale del MUNER, che è l'Università dell'Emilia Romagna e del Motorsport. Poi come dire, una unione, una collaborazione di tutte le università dell'Emilia Romagna, Parma, Modena, Reggio, Ferrara e Bologna, che hanno creato questo corso di magistrale, 7 corsi magistrali, tutti nell'automotive, però con differenti indirizzi, la moto, le auto ad alte prestazioni, non so, le auto elettrica. Invece noi abbiamo quello su Race Chassis Design, cioè le macchine da corsa, progettazione di macchine da corsa. E abbiamo tutti gli anni 25 ragazzi che vengono selezionati da una commissione opportunamente in base alla motivazione e alle capacità e fanno questo corso tutto in lingua inglese, dove metà dei professori sono professori universitari dell'Università di Parma e metà sono proprio i nostri ingegneri, ma ingegneri che hanno proprio delle responsabilità, chi nell'aerodinamica, chi nella dinamica, chi nella progettazione, che fa lezione ai ragazzi sullo stato dell'arte della materia, poi alcuni restano a fare il tirocinio da noi, per noi è anche un modo per poter riconoscere i ragazzi veramente bravi a cui offrire anche un lavoro in questo senso. Eh sì, direi che veramente con tutta l'attività che fa la Dallara Academy non c'è altro da aggiungere sul fatto di dire che sono tutte attività per poter avvicinare i giovani, anzi anche i bambini, per far capire anche che diciamo, questa realtà è una realtà vicina a noi, perché spesso e volentieri per chi fa adolescente o adulto l'ambiente del motorsport risulta veramente lontano. Diciamo che se non si hanno queste realtà si dice: ma come posso fare a diventare un ingegnere che si occupa di queste vetture? Come posso fare ad avvicinarmi? E la Dallara Academy è veramente, veramente quello permette di iniziare questo percorso. Sì, penso di sì, perché vediamo che anche tanti ragazzini che magari avevano dei dubbi, hanno il coraggio di fare delle domande, oppure che dicevano: ma però pensavo che fosse una cosa così difficile, anche questo esperimento mi ha fatto capire che insomma ci posso arrivare anch'io. Quindi questo fa molto piacere, mi fa molto piacere peraltro che nel corso parlavamo del numero delle donne che sta crescendo nel mondo del motorsport. Abbiamo cominciato col primo anno di corso universitario in cui erano tutti ragazzi. Al secondo anno ce n'era una, ora siamo al terzo anno e ci sono 5 ragazze su 25, è già un quinto. Io mi aspetto che l'anno prossimo saranno di più, però questo mi dà anche proprio un'immagine di come stia cambiando il mondo del motorsport in questo senso. La presenza femminile è sicuramente in aumento. Eh E sì, sono infatti. brave anche, sono molto, molto brave. Hanno caratteristiche leggermente diverse. Questo lo posso dire perché a volte partecipo ai colloqui di selezione degli ingegneri quando vengono assunti. E adesso non voglio generalizzare perché poi ognuno ha la sua testa, però effettivamente le ragazze sono molto brave nell'attività di analisi, di precisione, di attenzione al dettaglio in generale, per cui spesso sono nell'aerodinamica numerica, nel FEM, nella progettazione a elementi finiti e sono capaci di vedere tanti aspetti senza fissarsi su uno soltanto, di avere un pensiero laterale per arrivare a una soluzione diversa. Sono veramente in gamba e sono molto, molto stimate dai colleghi, dai ragazzi. Guarda,
Ti faccio un esempio. Avevo fatto queste, noi facciamo ogni anno un'indagine di clima aziendale per valutare per tutti i dipendenti in forma anonima per valutare se hanno delle difficoltà, qualcosa che vorrebbero migliorare. Quest'anno avevamo inserito tra le domande anche domande sul benessere femminile, su come si trovano, se ci sono anche qui difficoltà di ambientazione, niente, proprio delle cose minime proprio. Alla fine avevo proposto diciamo una specie di gruppo interno tramite la nostra rete intranet per creare un gruppo donne nel caso ci fossero delle problematiche che volevano venire fuori, che non si aveva l'agio di raccontare, magari in mezzo agli uomini o così. Beh, ci sono state delle mie colleghe che giustamente dal loro punto di vista hanno voluto incontrarmi per me. Noi non capiamo perché bisogna fare un gruppo donne, perché noi non sentiamo una discriminazione con i nostri colleghi, ci andiamo a discriminare da sola quando noi non sentiamo alcuna differenza quando siamo insieme a loro. Questo è veramente uno scatto che non mi aspettavo e che mi ha fatto piacere. Ho detto, vedi, dobbiamo andare più in là, ormai non è più questione di creare dei gruppi di difesa, perché probabilmente c'è uno scatto nelle nuove generazioni, un rispetto e una accettata, tacita ormai accettazione di una parità di competenze di attitudini, insomma. Eh sì, questo vuol dire proprio che si è fatto quello scatto in più, per cui dire non ci sentiamo più così tanto poche e così tanto in minoranza, perché ci Esatto. sentiamo a nostro agio, che è una cosa. Sì, infatti, questo mi ha colpito molto. Ci avviciniamo un pochino verso il termine di questa nostra bellissima chiacchierata, ma volevo farti una domanda un po' marzulliana, diciamo. Ha a che fare un po' con quello che è il passato e con quello che può essere il futuro. Se tu dovessi guardarti indietro e vedere un po' tutto il tuo percorso, la tua carriera, qual è stato il tuo più grande successo in ambito di lavoro? Perché ovviamente, a parte la famiglia, che sicuramente lo è. Cioè, se parli di successo nel senso una cosa ben precisa oppure anche un progetto a cui ho contribuito e che mi stava particolarmente a cuore? Progetto a cui hai contribuito. Allora, noi abbiamo creato, sempre pensando alla comunità, io ho molto forte il senso della comunità, abbiamo creato una fondazione in ricordo di mia sorella, che era, diciamo. Quando io avevo i bimbi piccoli, non è che, come dicevamo, non ero una super donna e quindi non riuscivo a stare al lavoro tutto il giorno, anche perché non volevano, erano piccolini. Però allora c'era ancora mia sorella che era la vicepresidente dell'azienda, lei non era sposata, non aveva figli neppure. E quindi, diciamo, era proprio il bacio d'asso di mio padre in quel periodo. Purtroppo all'età di 40 anni è mancata per una grave malattia. E in sua memoria abbiamo creato una fondazione che si occupa in generale di sostenere lo sviluppo, in particolare dei giovani, ma comunque delle fasce più disagiate anche economicamente, di tutta l'area di Varano, del territorio comunque di Varano attorno fino a Collecchio, Parma, insomma, dei dintorni, anche perché noi siamo in un Appennino, quindi sono zone che non sono così progredite da un certo punto di vista, o comunque non hanno gli strumenti che ci sono in una città. E abbiamo costituito questa fondazione che mi ha dato molta soddisfazione perché ho visto veramente il contributo della comunità, le persone che dicevano vogliamo fare qualcosa anche noi. Abbiamo creato tante occasioni di supporto, per esempio alle famiglie, in particolare alle donne con i campi estivi, anche adesso durante, anche ora che è passata l'estate, i dopo scuola, per cui le mamme possono stare a lavorare tranquille mentre i figli fanno, ma dopo scuola gratuiti, quindi cercare di sostenere le donne in questo senso, le famiglie in generale, poi diciamo dei laboratori sulla salute mentale per i ragazzi, per gli adolescenti. Ecco, questo secondo me è un senso di responsabilità sociale che l'impresa deve avere, cioè l'impresa deve fare profitto per forza, perché se no non vai avanti, non paghi gli stipendi e così via. Però sia io che mio padre crediamo che questo profitto non possa essere tenuto per noi, ma che vada restituito al territorio, alle persone che ci hanno aiutato, alle famiglie che vengono a lavorare da noi. Quindi, per noi è molto importante questo senso di restituzione, di creare qualcosa che resti nel tempo, insieme all'azienda, fianco a fianco, ma che resti nel tempo. È vero, infatti guarda, mi hai anticipato perché volevo appunto ricordare Caterina, tua sorella, che
che insomma ci ha lasciato veramente ad un'età giovanissima. Lei ha contribuito tantissimo con l'internazionalizzazione dell'azienda, Era soprattutto ingegnere anche lei, tra l'altro, lei era ingegnere gestionale, però anche lei aveva fatto quel percorso, sì. un po' più vicino. Io sono, lo sono più anch'io verso l'economia, quindi Sì. capisco un po' di più il suo percorso, il percorso che aveva fatto, e insomma lei è, diciamo, è per lei che si è un po' diciamo, inseriti nella quella che è l'Indycar con il primo contratto con Eddie Cooper, quindi Sì. Sì. sicuramente è un grande ricordo di tua sorella che insomma, purtroppo è volata via troppo presto. Sì, ma vedi che anche da un grande dolore possono nascere delle cose belle e importanti che non solo aiutano a ricordare la persona che non c'è più, ma che danno un senso appunto che è un dolore che sennò sarebbe sterile e ancora più forte e senza senso, insomma. È vero, è vero. Adesso passiamo alla seconda parte della domanda marzullana, che è quello che è un sogno di Angelica Dallara da oggi in poi, da adesso in poi. Ah, il mio sogno è che, beh, che poi lo stesso anche del mio papà, però con la sua età, il mio sogno è che la nostra azienda continui con la sua, come dire, col suo zoccolo duro delle auto da competizione, che varieranno, si adatteranno ai tempi, si adatteranno al motore elettrico, motore ibrido, già le facciamo le auto ibride. Quindi rimarrà questo sicuramente il focus dell'azienda, però io sarei anche molto contenta se riuscissimo ad applicare delle nostre conoscenze a qualcosa che ha a che fare col benessere delle persone. Mi viene in mente, utilizziamo tanto i materiali compositi, si potrebbe pensare a qualche applicazione nel biomedicale, quindi un differenziare la nostra attività non solo nell'ambito automotive, ma in anche altre branche che sono comunque il futuro e che danno un beneficio anche immediato alle persone. Questo è un bellissimo sogno, Angelica, veramente un grande sogno per la Dallara Automobili del futuro. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, per me è stato un grande onore, infatti quando ci siamo messe in contatto per me averti era veramente importante perché volevo che spiegassi tutto quello che è la nostra azienda, che è veramente tra l'appello dell'Italia nel mondo e chi sei tu che sei diciamo riuscita veramente a seguire la carriera a riuscire a farti una famiglia solida che poi è la forza è la forza, è il motore che muove tutto. Quindi Certo. io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Grazie a voi dell'invito e della chiacchierata, grazie mille. Grazie mille, grazie. Se qualcuno avesse delle domande o qualcosa, lascio la mia mail a.dallara@dallara.it, possono scrivermi tranquillamente. Perfetto, grazie, grazie mille davvero a tutti Grazie. coloro che ci hanno seguito. Appuntamento a settimana prossima e grazie ancora Angelica. Buona serata. Arrivederci, buonanotte, arrivederci.